Fin da piccoli impariamo che noi uomini siamo tutti uguali perché apparteniamo alla stessa razza, ma allo stesso tempo ci viene insegnato che siamo unici al mondo per via del nostro DNA non replicabile. La verità sta nel mezzo. Gli esseri umani si somigliano molto, ma una piccola percentuale di individui possiede delle caratteristiche particolari molto rare e per questo speciali. In questo video ve ne elenchiamo 10. Iscrivetevi al canale e scalate insieme a noi questa nuova classifica per scoprire quali sono le 10 caratteristiche fisiche che possiede soltanto l'1% della popolazione mondiale. Numero 10. Eterocromia. Gli occhi sono una delle prime caratteristiche fisiche che guardiamo in una persona. Gli occhi chiari, verdi o azzurri risaltano facilmente su qualunque tipo di carnagione e sono considerati piuttosto rari. Non tutti sanno però che alcune persone condividono una caratteristica ancora meno comune, chiamata eterocromia, in cui gli occhi si presentano di colori diversi. Esistono tre forme di eterocromia: completa, parziale e centrale. L'eterocromia completa consiste in due iridi di colori diversi, quindi ad esempio un occhio marrone e uno azzurro. Nell'eterocromia parziale si possono osservare diverse tonalità nello stesso occhio. In questo caso un iride in parte grigia e in parte verde. L'eterocromia centrale invece presenta un anello intorno all'iride che mostra un colore contrastante e di conseguenza la fa risaltare. Conoscete qualcuno con questa caratteristica? Numero 9. Ossa infrangibili. Alcuni supereroi hanno una resistenza corporea che consente di assorbire urti molto forti, senza grossi danni. Gli esseri umani possono manifestare una condizione simile, seppure non allo stesso livello, chiamata sclerostosi. Le persone affette dalla sindrome delle ossa infrangibili hanno un disturbo autosomico recessivo, causato da un'eccessiva crescita ossea e conseguente ispessimento dello scheletro. La sclerostosi si manifesta soprattutto nel cranio, sulla mandibola e sulle ossa tubolari. Anche se uno scheletro spesso e robusto può dimostrarsi utile nel caso di risse o cadute, alcune persone affette da sclerostosi possono soffrire di deformazioni facciali e sindattilizzazione, ovvero la fusione delle ossa di più dita. Il peso eccessivo del cranio può causare anche un aumento incontrollato della pressione nella scatola cranica, con conseguenti problemi di udito o patologie imprevedibili. In tutto il mondo sono stati rilevati solo 100 casi di sclerostosi. Numero 8. Short Sleeper Syndrome. La SSS, o sindrome del sonno abbreviato, caratterizza gli individui che sono in grado di dormire meno di 6 ore a notte e funzionare correttamente il giorno successivo. La maggior parte degli adulti ha bisogno di almeno 7 o 8 ore per risvegliarsi in piena forma, ma le persone affette dalla SSS non avvertono nemmeno la necessità di compensare il loro sonno abbreviato con dei pisolini pomeridiani o lunghe dormite nel fine settimana. A differenza delle persone che scelgono consapevolmente di modificare i loro ritmi naturali sonno-veglia, gli individui affetti da SSS maturano questa abitudine fin dall'infanzia e non mostrano sintomi di stanchezza al risveglio. I ricercatori ritengono che la sindrome possa derivare da una mutazione genetica e hanno osservato che soltanto l'1% della popolazione mondiale riesce a fare a meno di qualche ora di sonno in più. Che cosa fareste con le ore guadagnate invece di dormire? Numero 7. Il corredo del superatleta. La maggior parte degli esseri umani fatica a respirare ad alta quota a causa della rarefazione dell'ossigeno. Si tratta di un fenomeno completamente naturale e va trattato con molta serietà, pena conseguenze anche molto gravi. L'alpinismo, infatti, è uno sport che richiede un'ottima forma fisica e un allenamento costante, ma esistono alcune persone a cui respirare in alta quota viene letteralmente naturale. Stiamo parlando di alcuni popoli indigeni tibetani e nepalesi, che hanno sviluppato delle abilità particolari che permettono ai nativi di respirare ad altitudini da record. Questa capacità è chiamata anche corredo del superatleta, perché farebbe molto comodo agli sportivi di tutto il mondo. Nel corpo di questi individui il sangue si muove più facilmente, consentendo all'ossigeno di distribuirsi più rapidamente nei tessuti. È questo il motivo per cui gli Sherpa, una tribù che vive tra le montagne del Nepal e l'Himalaya, sono in grado di raggiungere vette molto alte senza alcuno sforzo. Numero 6. Seno preauricolare.
Le orecchie sono un punto del corpo molto sottovalutato. Alcune persone hanno il lobo attaccato alla mascella, anche se la maggior parte ha i lobi distaccati dalle guance. La vera rarità, però, consiste in un forellino sul padiglione auricolare, sull'attaccatura superiore dell'orecchio. Questa caratteristica è chiamata seno preauricolare. È un comune difetto congenito che si può manifestare su una o entrambe le orecchie. Ha un carattere ereditario e, secondo gli esperti, deriva dai nostri antenati dotati di branchie, proprio come i pesci. Il 5% della popolazione mondiale presenta almeno un buco e di questi soltanto l'1% ne ha due. Il forellino non ha alcuna funzione, ma può fare infezione come tutti i buchi nelle orecchie. Questa caratteristica è ripartita in modo diverso tra la popolazione mondiale. In America si manifesta soltanto nell'1% degli individui, mentre in Asia e in alcune regioni dell'Africa raggiunge quasi il 10% degli abitanti. Numero 5. Tetracromia. Se l'eterocromia influisce soltanto sul colore degli occhi ma non sulle capacità visive, la tetracromia è definita anche come la supervista umana per un motivo molto specifico. Gli occhi delle persone dotate di questa capacità quasi sovrannaturale possono riconoscere dei colori invisibili alla maggior parte degli individui. Mentre le persone comuni possono distinguere solo un numero finito di sfumature tra i colori primari, gli individui con la tetracromia sono in grado di vedere oltre 100 milioni di tinte diverse. La loro abilità è causa del fatto che un occhio comune possiede solo 3 recettori di colori che permettono di distinguere circa 1 milione di sfumature, mentre un occhio così speciale possiede 4 recettori che moltiplicano per 100 la capacità di percepire le sfumature. Un particolare interessante della tetracromia è che può verificarsi soltanto nelle donne. Una mutazione dello stesso gene in un individuo di sesso maschile porta invece al daltonismo. Circa il 12% della popolazione femminile mondiale è in grado di vedere più colori, ma solo l'1% di loro riesce a raggiungere la soglia dei 100 milioni di colori. Numero 4. Destrocardia. Quando a scuola si studia il corpo umano, i maestri insegnano subito ai bambini che il cuore si trova leggermente spostato verso il lato sinistro del nostro petto. Questa informazione è generalmente vera, ma può rivelarsi falsa nel caso di individui affetti da destrocardia. Si tratta di un difetto cardiaco congenito molto raro, che si verifica soltanto nell'1% della popolazione mondiale, che comporta il posizionamento del cuore dal lato opposto del petto. Nonostante sembri una condizione scioccante, la destrocardia non porta con sé conseguenze particolari. Il cuore funziona normalmente, non contrae più facilmente patologie pericolose e non genera anomalie rischiose. La prossima volta che vedete una persona che canta l'inno nazionale con la mano sinistra sul lato destro del petto, tenete a mente che potrebbe far parte dell'1% della popolazione con il cuore sul lato opposto. Numero 3. Distichiasi. La maggior parte delle donne ama sfoggiare delle ciglia da cerbiatto e si aiuta con il make-up per ottenere un effetto strabiliante. Oggi, grazie alle ciglia finte, uno sguardo seducente è alla portata di chiunque. Alcune persone, però, non hanno bisogno di trucchi. Le loro ciglia magiche sono un risultato di una condizione chiamata distichiasi, che consiste nell'avere una doppia fila di ciglia. Questa anomalia rara è stata portata alla ribalta dalla famosa attrice Elizabeth Taylor, che aveva degli occhi stupendi grazie a un ventaglio di ciglia naturalmente voluminoso. Sebbene possa sembrare una benedizione, la distichiasi non è altro che il risultato di una mutazione genetica che può causare gravi disagi agli occhi. La seconda fila di ciglia, infatti, può venire in contatto diretto con il bulbo oculare e causare irritazioni, infezioni, lacrimazione eccessiva o addirittura cali della vista. Probabilmente è meglio accontentarsi del mascara, non credete? Numero 2. Costola extra. Un adulto su 500 nasce con una costola di troppo. Mentre il numero standard di costole per un individuo è di 24, 12 su ciascun lato del corpo, alcune persone nascono con 25 o addirittura 26 costole. Questa rara caratteristica è più comune nelle donne che negli uomini. Le costole aggiuntive vengono chiamate cervicali perché si collocano nei pressi delle vertebre cervicali, all'altezza del collo. Crescono appena sopra la clavicola e possono avere dimensioni diverse. Alcune sono appena visibili, mentre altre sono completamente cresciute e sviluppate. Nella maggior parte dei casi, la salute delle persone con più costole non risulta aggravata, ma alcuni individui possono lamentare grossi disagi a causa del peso che spinge sui nervi e i vasi sanguigni del collo.
Numero 1. Gene PCSK9. Non sarebbe bellissimo mangiare senza doversi preoccupare del colesterolo? Tutti quanti amano gli hamburger, le patatine fritte, la pizza e il cioccolato, ma devono contenere le proprie voglie per non mettere in pericolo la propria salute. Alcune persone molto fortunate, però, non hanno di questi problemi. Stiamo parlando degli adulti che possono contare sulla protezione del gene PCSK9. Tutti gli esseri umani lo possiedono, ma una piccolissima percentuale della popolazione ne dipende in misura minore. Minore è la sua concentrazione nel DNA, minore è il rischio di insufficienze cardiache. Nelle persone più fortunate, la probabilità di avere uno scompenso cardiaco si riduce addirittura del 90%. Anche se può sembrare una benedizione caduta dal cielo, questa particolarità può esporre i fortunelli al rischio di problemi di salute alternativi, tra cui ricordiamo l'obesità e le patologie del fegato. Non ci resta che rassegnarci. Il fritto misto deve rimanere soltanto un piatto della domenica. Gli esseri umani sono una contraddizione ambulante. Tutti sono estremamente simili dal punto di vista biologico, ma alcuni presentano delle caratteristiche particolari che li rendono quasi completamente unici al mondo. Eravate al corrente di queste peculiarità che possono manifestarsi in una persona? Ditecelo nei commenti.